Hi people of YouTube, welcome back to Fallout New Vegas Ultimate Edition. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio del DLC Honest Heart. Allora, abbiamo trovato tutti i materiali che ci materiali, gli oggetti che ci servivano per la missione di oggi, ovvero la bussola, il walkie-talkie e i cestini del pranzo. Wow, gran scelta di robe. Comunque, li abbiamo trovati. Ah, e anche il kit medico, ovviamente. Li abbiamo trovati e ora dobbiamo parlare con Daniel per metterci d'accordo su come procedere. Ho la luce accesa io? Sì. Oh, mi sa che quella viene a parlare con noi. Ciao. Sei la persona mandataci da Joshua Graham. Che il padre nelle caverne ti benedica. Daniel ti sta aspettando. Un attimo. Olè. Parlami di Daniel. Daniel è un uomo saggio e un grande amico dei tormenti. Mi ha insegnato a parlare la lingua di New Canaan, l'inglese, dai libri sacri. Lo conosci da tempo? Da 6 anni assistette alla nascita del mio terzo figlio. Minchia. Un parto difficile. Il fiume quasi portò le mie acque al padre e il mio bambino con loro. Daniel conosceva le arti mediche di New Canaan, ci aiutò e salvò la vita a entrambi. Dopo il parto, chiesi a Daniel di insegnarmi a far nascere i bambini. Acconsentì ed eccomi qui. Libri sacri. Sì, la lingua dei neocanaaniti è la lingua sacra, poiché è la lingua in cui sono scritti i loro testi sacri. Il padre nelle caverne glieli consegnò dopo il giudizio, ma gli antenati dei tormenti peccarono contro di lui e la vera lingua fu loro negata. Cambiamo. Dico. Allora, cos'hai in mente? Il mio nome è Nuvola Nascente. Sono la levatrice dei tormenti. Suona strano, vero? No. Cosa fai quando non assisti? Curo le altre malattie che affliggono la nostra tribù. Inoltre esploro la vallata alla ricerca di erbe da usare per le mie medicine. Levatrice? I bambini e gli anziani sono già stati portati fuori dall'accampamento. Dovrebbero essere al sicuro. A meno che gli Zampabianca non arrivino in forze. Ok, cambiamo. Chi è il padre delle caverne? Non hai sentito parlare del dio dei neocanaaniti? È il nostro protettore e giudice. Ha aiutato i nostri antenati a trovare rifugio qui a Zion. Ci ha fatto molti doni, ma non dobbiamo cercarlo. Ci è proibito entrare nelle sue caverne. Chi le esplora non fa ritorno. Meglio non contraddirli, capisco. Di certo Daniel saprà dirti di più. Conosce il padre meglio di me. Mi piace il tuo guanto. Il pugno di Yao Guai dei tormenti è un simbolo sacro. Mostra che apparteniamo alla tribù e che abbiamo affrontato un'ardua missione per la tribù. Ogni membro dei tormenti si fa il suo da solo. E solo dopo aver cacciato e ucciso uno Yao Guai che minacciava la nostra gente. Il nostro sciamano, Uccello Bianco, si occupa dei riti. Forse se gli parlerai, accetterà di sottoporti alla prova. Perfetto, dimmi qualcosa della tribù. Viviamo nelle gole dai tempi della fine che giunse col fuoco, quando il padre nelle caverne punì il mondo e ci fece dimenticare la lingua sacra. Siamo in buoni rapporti con le altre tribù della valle. O almeno lo eravamo, prima che Sale sulle ferite portasse qui i suoi Zampabianca. Se siamo ancora vivi, lo dobbiamo a Daniel. Grazie al suo aiuto, siamo riusciti a non farci sopraffare dagli Zampabianca. Tuttavia, non so quanto a lungo potrà ancora proteggerci. Ok. Scusate, cosa sai dirmi di È Sale? il capo guerriero degli Zampabianca e il più sanguinario di quella tribù. Ha annientato intere tribù
e innumerevoli nemici. Non se la caverà contro di me, sei tranquilla. Al nostro prossimo incontro. Ciao Maria. Allora. Ok, devo parlare con Daniel che è qua sotto, probabilmente. Che cosa vuoi sapere? Lascia che ti racconti una storia. Quando ero un ragazzo, nella valle arrivò un uomo con una carovana. Era alto, con grandi baffi e una chitarra. Gli chiesi cosa facesse per vivere e l'interprete mi disse che era un cantante. E cos'è? Gli chiesi. L'uomo mi spiegò che viaggiava di posto in posto e cantava per la gente, che in cambio gli offriva del cibo e un riparo. Non potevo credere che in questo mondo ci fosse un posto in cui un uomo poteva fare ciò. Promisi a me stesso che un giorno avrei esplorato quel mondo. Cosa ne penso a Joshua? Ah no! Lo conosco! Lo sapevo! Io pensavo fosse il padre, invece... Ci stavo pensando, ma io pensavo fosse il padre di quello! Un lavoro da cantante. Allora è proprio vero. Cosa ne penso a Joshua? Io... non gliel'ho ancora detto. Non ne ho mai avuto il Growans. Significa che non hai le palle? Dovrei parlargliene per conto tuo senza prendere parti. Lo faresti. Mi sembra fantastico. Non si arrabbierà poi tanto con te. Ok. Questo poi lo faccio. A tutto, a presto. Andiamo a parlare con Daniel intanto. Perché porti? Eccoti qua. Tutti quei tagli? Fanno un gran rumore. Ci devo pagare da vivere. Ciao Daniel. I cavalli morti mi hanno raccontato l'attacco alla carovana. L'amicizia di uno straniero non conterà poi molto, ma per quel che vale, mi dispiace. I tormenti piangeranno anche i tuoi amici. Piangono chiunque, perfino gli Zampa Bianca. Hanno delle anime sensibili, innocenti addirittura. Nonostante l'accaduto, spero che io e Joshua riusciremo a farti fuggire di qui. Ma sinceramente, anche noi abbiamo bisogno di te. Non c'è problema. Joshua mi ha detto che ti servivano delle cose. Penso che non manchi niente. Di cosa ti occupi qui? Perché non vedi l'ora di evacuare Zion? Cosa fa? Ok. Beh, sì. Cominciavo a perdere la speranza che riuscissimo ad averne un po'. Figurarsi tutto. I tribali sono svegli, ma sono ignoranti. Abbandonare un tabù è difficile per loro. Quindi sapevo che sarebbe dovuto intervenire uno di noi. Alla fine bastava un pagano. Oh, senza offesa. Questi rifornimenti Tranquillo. Sono una manna dal cielo. Ma per evacuare Zion senza attirare l'attenzione degli Zampa Bianca, ho bisogno che tu torni nella valle. Dovresti perlustrare alcune zone per verificare la presenza di Zampa Bianca e cercare di trovare una mappa di Grand Staircase, un'area deserta a est. Poi c'è anche il problema delle strade. Usciremo dal parco a est, ma non sono sicuro che la strada sia libera. Ormai non mi dà neanche più punti esperienza. Comunque. Ok. Fa tornare i nostri deportati. Perfetto. E dai, ci ho procurato... Ora dammi quella maledetta mappa. Farò di tutto per aiutarti. Apprezzo il tuo entusiasmo. Non ci sono molte persone nella zona contaminata disposte ad aiutare chi non è dei loro. Dato che hai avuto modo di aggirarti per la valle, potresti notare eventuali movimenti degli Zampa Bianca. Nuvola Nascente, una cacciatrice dei tormenti, si è offerta volontaria per guidarti nella valle. Ha un talento speciale per non farsi notare. Dopodiché bisognerà portare tutti fuori di qui, sani e salvi. E se tutto andrà bene, potrai tornare al Mojave senza altri problemi. Dagli l'esplosivo della cava per bellici e non è speciale per loro. Non utilizzarli come armi, posso usare per far colare le caverne in caso di non ci stai in corso di tua esplorazione.
Ok. Daniel mi ha chiesto di viaggiare insieme a te finché non avrai completato la perlustrazione. Sei d'accordo? Ok. Certamente. Nuvola nascente, l'abilità extra calmo come l'acqua. Finché nuvola... Città Jess ha fatto ritorno all'accampamento. Hai perso l'abilità tumulo di pietra. Perfetto. Quella, quanta roba. Mamma mia, ma quanta roba mi stai dando, Luigi. Mostri il fiume. Fa crollare le caverne di Yaguai a fronte di Yaguai a Pine Creek. La strada è pericolosa. Bisogna di zampa bianca, stanno piazzando le trappole. Bisogna di innesca le trappole sul ponte. Ma niente, gli accampamenti di zampa bianca. Ruba i totem. Attacca l'accampamento. Parla con Joshua. Parla con lo sciamano. Beh, siamo a 10 minuti. Non ho fatto praticamente nulla. Vediamo, tu hai roba da vendere? Mi fa piacere vederti ancora qui con... Se potessi darci un po' di polvere guaritrice, te ne saremmo grati. Abbiamo abbastanza stiva. Crescono piante di Brock e Xander per tutta la valle. E potresti anche... Se ne vuoi ne un po'. È un'ottima notizia. Ecco una dose. No, prendila tutta. Grazie. Guarda. Non me ne faccio assolutamente nulla. Vabbè, per il resto. Ci vediamo. Ma io con... Cioè, io concluderei l'episodio... Ciao Maria. Catubiu. Anche a te. Sì, un bravo marito e tre figli. Mi mancano, ma mi conforto sapendoli al sicuro. Al sicuro dove? Quando scoprimmo che Sale sulle ferite aveva profanato Zion con la sua presenza, Daniel ordinò che malati, vecchi e bambini fossero portati al sicuro. Mio marito si offrì di guidare i cacciatori che andarono con lui come scorta. Cerco di non pensare a loro, ma non abbiamo notizie da molto tempo. E Daniel sembra triste quando gliene parlo. Triste e spaventato. Potrei andare io? Forse lo farà. A volte ho la sensazione che si senta in dovere di proteggermi. Se ha delle novità, di solito sono la prima a saperlo. Perfetto. Allora gli parlo subito. Beh, potrei finire questa missione qua, effettivamente. Volevo parlare con Joshua, però... Mi fa piacere vederti. Parlami della famiglia. Cosa vuoi sapere, esattamente? Ha detto che uno dei suoi parti si è rivelato molto difficoltoso e che tu non l'hai aiutata. Hai aiutato il resto della sua famiglia a abbandonare Zion, questa mi interessa. Sì. E cos'è successo? I suoi tre figli sono in salvo. Sono arrivati a nord settimane fa e hanno incontrato i neocananiti che andavano a est. Suo marito però non ce l'ha fatta. È morto nel tentativo di proteggere i suoi bambini da un attacco degli Zampa Bianca. Non dirlo a Nuvola Nascente. È uno dei pochi tormenti che riesce a comunicare facilmente con noi. E la sua tribù ha bisogno che sia forte adesso. Deve saperlo, purtroppo, è meglio così. C'è un momento per ogni cosa. Chi siamo, tu o io? Lo so, hai ragione. Avrei dovuto dirglielo subito. È solo che non possiamo fallire ancora. Zion non può diventare la nuova New Canaan. I tormenti non lo meritano. Non meritano niente di tutto questo. A volte lo mi so. Fermo a osservarli. E mi chiedo se sarebbe stato meglio per loro se quelle vecchie tracce fossero state dimenticate per sempre. Se non le avessimo mai trovate.
Dillo a Nuvola Nascente, se pensi sia la cosa giusta da fare. Non ti fermerò. È la cosa giusta, purtroppo. Ci vediamo. Fidatevi, è la cosa migliore. Catubil. A te. È stato ucciso. Cosa? No. Sicuramente ti sbagli. Daniel me l'avrebbe detto. Come? Come ha osato? Chi gli ha dato questo diritto? Pensavo che Daniel fosse mia... Stava facendo solo quello che faceva ritenere meglio con la tribù. Per lui non è stata una scelta facile. Credo che dovrò fare una lunga chiacchierata con Daniel quando tutto questo sarà finito. Grazie per avermi detto la verità. Era la cosa migliore, credetemi. Piuttosto che non dirle nulla. Catubil. Al nostro... Beh... È un salmone. Beh, a sto punto... Ho detto beh due volte, beh... Facciamo così... Concludiamo questo episodio parlando con Joshua. Praticamente oggi abbiamo... Aspetta, cosa? Joshua si trova lì? Vieni, Marisa. Joshua! Ehi, ciao! Io stavo venendo a casa tua. Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo, ricordandoci di... Ricordando Zion. Ricordati, o Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: demolitela, demolitela fin dalle fondamenta. O figlia di Babilonia che devi essere distrutta, beato chi ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto. Beato chi prende i tuoi bambini e li sbatte contro la roccia. Sai cosa significa? Sì, è una cosa crudelissima da dire della Bibbia. Di fronte a queste due alternative direi di sì. Nel migliore dei mondi possibili, forse, ci lascerebbero in pace. Ma non in questo. Non mi piace uccidere. Ma se fatto a fin di bene, risulta solo una formalità come un'altra. Mani esperte lavorano in fretta. E il Signore sa che c'è molto da fare qui. Daniel e io non siamo sempre d'accordo, ma vogliamo entrambi il bene dei tormenti e dei cavalli morti. Hai visto l'operato degli Zampa Bianca e credo che tu abbia capito che bisogna fare. Se Daniel lo sentisse detto da qualcuno che non sia io, beh, forse avremmo ancora una speranza di vedere Zion. Proverò a parlarci. Grazie. Però fermati che ti devo parlare prima. Città Gesso è interessato a esplorare il mondo. Lo pensavo anch'io. È da un po' che non visito luoghi civilizzati. Non ne ho un gran ricordo. Ma ho sempre visto questi luoghi dall'esterno. Preferirei non influenzarlo più di quanto io già non faccia. Perché non provi a parlargli? Fiuta Gesso ha bisogno di una guida nella sua vita, ma non sarò io a dargliela.
Allora, abbiamo parlato con Joshua, scusate il mio stacco nel video, ma dovevo... è successa una roba veloce, comunque niente di preoccupante. Allora, Zampa Bianca e Fiuta Gesso. Hai fatto un bel lavoro portando quei rifornimenti a Daniel. Se fossi uno dei cavalli morti, ti saresti guadagnato un tatuaggio per questo. Vabbè. Joshua ha detto cosa ne pensi della civiltà. Ha Davvero? Che cosa ha detto? detto che non riesce a essere molto obiettivo sulla questione e che ti dovrei dare dei consigli. Preferisco dirgli la verità. Ha detto così. Beh, immagino che tu sia stato la... Beh, alla fine tu sei... Non ti dico una nullità, Fiutagesso, però... Come te lo posso dire? Non hai questi gran doveri verso la tua gente, oddio, fai l'interprete. Ma anche Joshua lo può fare. Ma secondo me, a mio modesto parere, dovresti visitare la civiltà. Davvero? Pensi questo? Oh, lo farò. Quando tutto questo sarà finito, andrò ad esplorare la civiltà. Dankni ak Is. Non avrei mai avuto il Growans di chiederglielo io. Abbiamo capito che Growance significa il coraggio. Penso che sia stata la scelta migliore. Comunque, signori, da questo episodio è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Se volete dirmi qualcosa, sempre sotto, insieme a un mi piace, se volete lasciarlo. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao belli!